I cani sono animali molto sensibili che percepiscono facilmente quando siamo tristi, felici o stanchi. In queste occasioni siamo particolarmente contenti di ricevere il loro amore e la loro compagnia, ma cosa dovremmo fare quando sono loro quelli tristi? In questo nuovo video di Animalpedia parleremo della depressione dei cani, dei sintomi più caratteristici e di alcuni suggerimenti per aiutarli a stare meglio. Come le persone, i cani sono suscettibili alla depressione. Se siamo consapevoli del comportamento abituale del nostro cane, sarà facile identificare se sta attraversando un periodo di tristezza o di depressione. Se però il cane è entrato nella vostra vita di recente, potremmo non sapere se è veramente depresso o se il suo carattere è così. I sintomi più riconoscibili sono la mancanza di appetito, l'apatia, l'inattività e la mancanza di affetto verso i suoi padroni, ma possiamo anche osservare che spesso si nasconde, dorme molte ore al giorno, oppure non ha voglia di giocare. Bisogna sottolineare che questi sintomi possono anche apparire a causa di qualche malattia, quindi prima di chiederti se il tuo cane soffre di un problema comportamentale, è meglio fare una visita dal veterinario per escludere qualsiasi patologia. Le cause che possono portare alla depressione sono molto varie, ma di solito compaiono con un cambiamento significativo nella routine del cane, dopo un'esperienza negativa, o una malattia, o un processo ormonale. Per risolvere il problema, bisogna quindi individuare la causa. Le più comuni sono la morte di una persona cara, o l'arrivo di una persona o un animale in famiglia, come ad esempio un bambino, ma ce ne sono molte altre. Quando la depressione genera un quadro che mette a rischio la salute del cane, sarà essenziale portarlo dal veterinario, meglio se specializzato in etologia. Se il cane mostra aggressività, bisognerà portarlo invece da un addestratore o educatore di cani. In questi casi, prima si interviene e meglio è. Cosa fare se il mio cane è depresso? Se il tuo cane sta attraversando un periodo di tristezza o di depressione, non esitare a seguire il nostro consiglio per migliorare il suo benessere. 1. Passeggiate. Cerca di fare con lui almeno 3 o 4 passeggiate al giorno, dove può annusare e interagire con altri cani. Non dimenticare l'esercizio fisico e i momenti di relax prima di tornare a casa. 2. Trascorri del tempo con lui. Trascorrere del tempo con il tuo cane non significa essere al suo fianco senza fare nulla, ma offrire momenti di qualità parlando con lui, facendogli le carezze e offrirgli il tuo amore. 3. Stimola la sua mente. La stimolazione mentale è importante quanto l'esercizio fisico, quindi non perdere l'abitudine all'esercizio di obbedienza di base o agli esercizi di stimolazione mentale e offrirgli alcuni giochi di intelligenza. Scopri ad esempio tra i nostri video di Animalpedia come costruire un Kong fai da te. 4. Alimentazione e cura. Ultima, ma non meno importante, è l'alimentazione. Dobbiamo offrire cibo di qualità, magari una ricetta fatta da noi stessi. È importante anche prendersi cura della pulizia del suo pelo spazzolandolo, pulendogli le orecchie o facendogli il bagno. Se dopo alcuni giorni il cane è ancora depresso, visita un veterinario specializzato in etologia per ottenere una diagnosi e valutare la somministrazione di farmaci o di realizzare sessioni di modifica del comportamento. Il tuo cane è mai stato triste o depresso? Che cosa hai fatto per aiutarlo? Lasciaci i tuoi commenti e non dimenticare di mettere mi piace se questo video ti è sembrato interessante. Iscriviti al nostro canale per essere aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Alla prossima!